Buonasera ai telespettatori di Nuvola TV, tra poco il nostro giornale, l'edizione di giovedì 6 giugno, in primo piano l'acquameno perché è arrivato il responso del TAR relativo al caso giudiziario sulla progressione verticale in seno al comando di polizia municipale, respinto il ricorso della dipendente comunale, vi racconteremo come è andata, vi faremo ascoltare anche le dichiarazioni del primo cittadino e poi un focus su un caso davvero particolare a Procida, a distanza di 100 anni dal conferimento è stata chiesta la revoca della cittadinanza onoraria, pensate un po', conferita a suo tempo al Duce, a Benito Mussolini, poi la quinta giornata del Festival Storie che continua davvero ad essere molto molto interessante sull'Isola d'Ischia. A proposito di eventi e di appuntamenti, ci apprestiamo anche a vivere la festa di San Vito, ne abbiamo parlato con Don Cristian Solmonese che tra l'altro ha spiegato perché questa non è una festa patronale come tutte le altre, avremo poi ancora tante altre news e approfondimenti, tutto questo live esattamente tra 180 secondi. Vi aspettiamo. Nel cuore di Forio, un angolo incantevole di buona cucina. Al ristorante La Bella Napoli, uno staff giovane, intraprendente e con tanta passione per il proprio lavoro è pronto ad offrirvi il meglio della cucina mediterranea e della cucina tradizionale napoletana. Menù variegato e di stagione grazie al pescato fresco locale e ai prodotti a chilometro zero raccolti nelle campagne isolane. E poi, immancabile, la verace pizza napoletana lavorata con un impasto a lunga lievitazione e con farine di alta qualità. Aperti a pranzo e cena. Consigliata la prenotazione nei giorni di punta, se possibile con largo anticipo. La Bella Napoli, cuciniamo per vederti sorridere. Caffè? Per l'installazione di distributori automatici, non affidarti al caso. Scegli professionalità e qualità. Affidati a Maior Service. Pensiamo a tutto noi. Servizio e assistenza, gestione, manutenzione, pulizia, rifornimento ed eventuali riparazioni garantite in 24 ore. Serviamo privati, fabbriche, uffici, aziende, istituti scolastici, strutture sportive. Che cosa aspetti? Contattaci al numero 081 5309 629 o attraverso il sito distributoriautomaticinapoli.it e verremo da te per scegliere insieme la soluzione più adatta alle tue esigenze. Maior Service, da oltre 20 anni distributori di qualità. Un ricco e variegato assortimento di birre nazionali e internazionali alla spina, in bottiglia e in lattina. Selezione di carni nazionali ed estere. Ampia carta di vini locali, nazionali e internazionali. Hamburgeria e tanto altro. Lasciati coccolare dai sapori. Ti aspettiamo da Figaro. Siamo a Ischia, in via Francesco Sogliuzzo 14, ex M9, nei pressi del cinema Excelsior. Figaro, semplicemente da leccarsi i baffi. Ischia Motor, da sempre il tuo punto di riferimento sull'isola d'Ischia. Vendita di motocicli, veicoli commerciali, biciclette elettriche, tutto per l'agricoltura. E poi una vasta gamma di caschi ed accessori, ma anche microcar per teenagers ed adulti. Ti aspettiamo, ci trovi a Forio, in via Casa Fiorentino. Ischia Motor, mettiamo in moto la tua voglia di due ruote. Pizzeria Parco Giochi della Speranza, a Forio, in via Provinciale Panza 224. Da noi trovi la vera pizza napoletana, una delizia per il palato, ampi spazi interni ed esterni con tanti giochi e divertimento per i più piccini, disponibili per compleanni e cerimonie in un ambiente ampio e confortevole. Che cosa aspetti? Vieni a scoprire un'oasi di gusto e divertimento. Pizzeria Parco Giochi della Speranza. Una volta scoperta, ne sentirai la mancanza. Hai mai pensato a quanto potresti risparmiare con un impianto fotovoltaico? I nostri clienti, in ogni angolo dell'isola d'Ischia, l'hanno fatto e hanno ridotto drasticamente i costi delle loro bollette energetiche. Ci prendiamo cura di tutto noi, dalle pratiche per farti ottenere i bonus statali all'installazione e manutenzione degli impianti. Contattaci oggi stesso allo 081 99 7320 per una consulenza gratuita. Investi con Nibbio sull'energia solare e illumina il tuo futuro.
Scarica l'app di Nuvola TV. Resta sempre aggiornato con le ultime edizioni video, le news e le dirette live. Resta collegato con la TV dell'Isola d'Ischia. Pressione verticale, sorride il barone. Sul caso legato al comando di polizia municipale, il TAR respinge il ricorso presentato da Loretta Pisani, ribadendo la correttezza dell'operato dell'amministrazione comunale. Il sindaco Pascale è soddisfatto, ma poi punge: vorrei che chi sbaglia pagasse. Procida vuole cancellare il Duce. Sull'isola di Arturo il Consiglio Comunale avvia l'iter per revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini a 100 anni esatti dal suo conferimento, che avvenne nel lontano 1924, e subito spuntano i partiti dei favorevoli e dei contrari. Storie e quei centenari da celebrare. Continua a Ischia il festival dedicato ad archeologia e narrazioni. Nella quinta giornata protagonista Pierfranco Bruni, presidente della Commissione Nazionale della Capitale del Libro e dirigente del Ministero dei Beni Culturali. San Vito tra storia, cultura e devozione. Si avvicinano le celebrazioni in onore del santo patrono di Forio. A Nuvola TV Don Cristian Solmonese traccia l'importanza di un martirio e spiega perché questa non è una festa come tutte le altre. Buonasera ai telespettatori di Nuvola TV, edizione di giovedì 6 giugno del nostro giornale che apriamo con la cronaca. Lo avete appena sentito dai titoli e prima ancora dalla nostra anteprima. Arriva l'epilogo giudiziario della vicenda legata alla progressione verticale nel comando di Polizia Municipale di Lacquameno. Il TAR ha respinto il ricorso presentato da una dipendente comunale, ribadendo di fatto la giustezza dell'operato dell'amministrazione guidata dal sindaco Giacomo Pascale. I dettagli. Succede sempre così, da una parte c'è chi gioisce, dall'altra chi si rammarica. Il contenzioso giudiziario dinanzi ai giudici del TAR è relativo alla progressione verticale in seno al comando di polizia municipale di Lacquameno, giunge a un primo significativo epilogo. La sesta sezione, presieduta da Santino Scudeller, ha emesso l'attesa ordinanza relativamente al ricorso promosso da Loretta Pisani contro il comune di Lacquameno e nei confronti di Valeria Chiocca, rappresentata dall'avvocato Miriam Petrone. La ricorrente, come è noto, chiedeva l'annullamento della determinazione con la quale era stata esclusa dalla procedura selettiva per la progressione verticale, dell'avviso pubblico per la ricerca di un profilo da inserire in organico come funzionario di polizia municipale a tempo pieno e indeterminato, e di una serie di altri atti, compreso quelli relativi al ricorso incidentale promosso proprio da Valeria Chiocca. Una decisione non facile, quella dei giudici amministrativi, anche perché, sotto molteplici profili, la questione era anche nuova sul piano giurisprudenziale e dunque il TAR ha dovuto offrire una lettura costituzionalmente orientata della complessa controversia. Alla fine la decisione è stata quella di respingere l'istanza cautelare e compensare le spese, regalando così un sorriso al sindaco lacchese Giacomo Pascale. Dall'altra parte, invece, si può ancora pensare all'ultima strada da percorrere, quella, cioè, del ricorso al Consiglio di Stato. Ovviamente, su quanto sancito dai giudici della sesta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, abbiamo raccolto anche le impressioni del sindaco di Lacquameno Giacomo Pascale, che non nasconde la sua seppur composta soddisfazione, come ascolterete proprio in coda lancia anche una significativa frecciatina. Giacomo Pascale, sulla vicenda legata alla progressione verticale, aveva manifestato anche ai nostri microfoni ottimismo sul fatto che il comune di Lacquameno avesse seguito le procedure in maniera lineare e corretta, una tesi che è stata ribadita oggi anche dalla magistratura amministrativa.
Sì, in effetti è stato sancito con un'ordinanza del TAR che gli atti sono stati prodotti correttamente, con la massima trasparenza, ma soprattutto dal punto di vista, diciamo, giuridico fondati. C'è stato questo ricorso che diciamo, è stato proposto da un dipendente, da una dipendente comunale, ma oggi arriva l'ordinanza che finalmente fa chiarezza e soprattutto testimonia il giusto operato dei nostri dipendenti comunali e soprattutto dei funzionari. In che cosa l'ordinanza emessa dal TAR la soddisfa particolarmente? Quali sono le basi, i punti cardine? Ma quello che abbiamo sempre detto, che è nelle prerogative dell'amministrazione scegliere una procedura piuttosto che un'altra. Noi abbiamo scelto la progressione verticale ordinaria, era scritto a chiare lettere in tutti gli atti di indirizzo che l'amministrazione ha prodotto, i funzionari si sono attenuti a questo indirizzo, è una prerogativa dell'amministrazione, oggi è confermata dal Tribunale Amministrativo. Qualcuno invece aveva inteso evidentemente ricorrere pensando che l'amministrazione non avesse questa autonomia, evidentemente. Posso chiederle se a posteriori tutto questo polverone poteva essere evitato? Decisamente sì, io penso che un funzionario, un dipendente pubblico non deve mai impugnare gli atti amministrativi, deve collaborare con l'amministrazione, deve remare nella stessa direzione, ha il diritto dovere di farlo. Dopodiché evidentemente nella fattispecie qualcuno si è ritenuto lesa nei propri diritti, non si capisce a cosa, perché la progressione ordinaria richiedeva per legge il titolo di studio valido per l'esterno, cioè il titolo di laurea. Se la laurea non ce l'hai, è inutile impugnare, diciamo, un provvedimento andando a provare di trovare il capillo di capillo giuridico di magari di questo, come dicono gli avvocati, il fumus per. Non ho apprezzato, non apprezzo, non condivido, non è un modo mio di lavorare. Io sono portato alla condivisione, sono portato al dialogo. Evidentemente si è ritenuto di fare tutt'altro. Oggi il Tribunale Amministrativo dà ragione al Comune, si sarebbero potute evitare anche le spese evidentemente che i cittadini pagano, ma il Comune non poteva non, diciamo, andare a difendersi essendo stato trascinato in Tribunale, che io penso in un modo inutile, abnorme, fuori luogo del tutto. Quali altre sensazioni e considerazioni le lascia questa vicenda? La considerazione finale di questa vicenda è sempre la solita: chi mi conosce sa bene che io ho grosso rispetto per il denaro pubblico, mi piacerebbe vivere in un paese dove chi sbaglia paga, e in questo caso invece il TAR compensa le spese, e quindi, diciamo, non è giusto, secondo me. Sarebbe stato più giusto che chi mi ha trascinato in tribunale a difesa dei miei atti amministrativi pagasse anche gli avvocati. In effetti non è così, quindi i lacchesi si troveranno a pagare gli avvocati del comune, mentre invece la dipendente pubblica ha inteso portarci in tribunale. Secondo me non è giusto. Vorrei vivere, ripeto, in un paese dove chi sbaglia paga. Sottolineatura quest'ultima ovviamente tutt'altro che banale. L'ingegnere ischitano Franco Trani è stato nominato senatore dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli. Il prestigioso riconoscimento gli è stato conferito nell'ambito di una cerimonia che si è svolta presso gli ambienti del nuovo polo di San Giovanni a Teduccio della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Napoli Federico II. I requisiti necessari a diventare senatori degli ingegneri sono l'aver conseguito il diploma di laurea da almeno 45 anni, e l'ingegner Trani si è laureato nel lontano 1979, quindi proprio in quest'anno solare ha tagliato questo traguardo, non aver mai ricevuto provvedimenti disciplinari o di sospensione per violazione del codice deontologico professionale, aver partecipato sistematicamente alle votazioni degli organi rappresentativi dell'ordine, ad aver seguito tutti i corsi di aggiornamento e formazione promossi, oltre ad essere in perfetta quota con il pagamento, in perfetta regola con il pagamento delle quote annuali. L'ingegner Trani è il responsabile dell'area tecnica dell'EVI SPA, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato sull'isola d'Ischia, e soprattutto è un professionista decisamente virtuoso, visto che per quasi mezzo secolo è riuscito ad attenersi a tutti questi parametri. Ci spostiamo nella vicina isola di Procida, dove monta il caso. 100 anni dopo il suo conferimento si vuole revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, e sull'isola di Arturo la strada intrapresa dal Consiglio Comunale sta facendo discutere, come spesso succede, non poco.
A Procida riaffiorano i fantasmi del passato, a un secolo di distanza, con una notizia che certo non può che destare curiosità e che tra l'altro ha subito scatenato un dibattito tra favorevoli e contrari, sviluppatosi come da consuetudine soprattutto sui social. Teatro dell'accaduto, il Consiglio Comunale dell'Isola di Graziella e nello specifico la sua ultima seduta, dove, oltre a discutere di materia contabile, si è palesata anche l'occasione per iniziare l'iter per la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Già, proprio lui, Benito Mussolini, e la revoca di quella cittadinanza di cui il Duce aveva beneficiato esattamente 100 anni or sono. A fare per prima la singolare richiesta la consigliera comunale Matilde Carabellese, sebbene la cittadinanza onoraria non sia disciplinata da alcuna norma di legge, tuttavia sono molti i comuni che si sono dotati di un regolamento per il conferimento e la revoca della sua concessione. Nel 1924, per alimentare il mito del Duce, quasi tutti i comuni gli conferirono la cittadinanza onoraria e da qualche anno le proposte di revoca per indegnità suscitano polemiche e divisioni anche in alcuni comuni di provata fede antifascista, sul presupposto che non avrebbe senso cancellare dopo 100 anni, in tutt'altro contesto politico e sociale, un fatto storico. Adesso però anche a Procida, come è accaduto in molti comuni d'Italia, potrebbe arrivare il dietrofront. Cambiamo decisamente argomento. La quinta giornata del Festival Storia, Archeologia e Narrazioni ha visto come protagonista l'autorevole figura di Pier Francesco Bruni, presidente della Commissione Nazionale della Capitale del Libro e dirigente del Ministero dei Beni Culturali. Il suo intervento presso la Torre del Molino ad Ischia si è concentrato sulla figura di Kafka e la verità tragica e su quella di Eleonora Duse, la divina, che si raccontò a Matilde Serao. Due centenari da celebrare per vincere le disconoscenze, un evento seguito per noi da Elena Mazzella. Festival Storie, quinta giornata, siamo con Alessandra Vuoso, l'organizzatrice, che ci introduce l'ospite di oggi. Siamo qui con Pierfranco Bruni, presidente della Commissione Nazionale Capitale del Libro, scrittore e autore di numerosi saggi sulle più svariate tematiche, ma quest'oggi ci parlerà di Kafka in concomitanza con l'anniversario che cade proprio quest'anno. Quindi in riferimento al suo libro? Sì, in riferimento a questo centenario dal quale nasce poi il libro, per un'analisi a mio avviso comparato per ciò che riguarda la figura, l'opera di Kafka, sia in Europa che nei paesi italiani, che nel paese che noi rappresentiamo come Ministero della Cultura, e credo che sia uno degli autori che deve essere riletto proprio alla luce di quei suoi diari e di quei suoi aforismi che sono stati ripubblicati recentemente e che hanno un'importanza notevole, non soltanto il Kafka del processo, della metamorfosi, del castello, di America, ma c'è un Kafka anche altro rispetto a questi grandi romanzi che hanno caratterizzato tutta l'epoca tra 8 e 900, ma soprattutto la letteratura contemporanea. C'è un Kafka che va inserito all'interno non di quel concetto di assurdo o di kafkiano, usiamo spesso questo aggettivo, ma di una visione che è una visione anche lirica e drammatica nello stesso tempo. Basta leggere le lettere a Milena, che sono un capolavoro di epistolario d'amore, in cui il senso della passione, il senso della dolcezza, dell'abbandono, costituisce questo percorso, un percorso fondamentale per capire anche gli epistolari che si sono scoperti e riscoperti all'interno della cultura italiana. Ecco perché c'è questo confronto tra Kafka e l'Italia. Kafka poi è stato anche in Italia, è stato per 4 volte in Italia, quindi ha rappresentato un rapporto con quella visione italiana ed europea che negli anni 20 costituiva una chiave di lettura per capire tutta la cultura cosiddetta austro-ungarica. Addirittura ha conosciuto D'Annunzio, quindi bisogna penetrare queste lettere, bisogna penetrare questi aforismi per capire un Kafka che è diverso da come è stato letto finora, ovvero con l'enigmaticità, l'assurdo, l'impossibile. C'è un Kafka che è molto più complesso, ma ha una sua visione anche onirica della vita. E non si parlerà solo di Kafka, ma si tratterà anche un po' di Eleonora Duse.
Sì, siamo a questo centenario, Eleonora Duse 1924-2024, come Ministero della Cultura abbiamo costituito un comitato nazionale che sta organizzando una serie di attività. Credo che Eleonora Duse sia un altro dato fondamentale che ha innovato il teatro, non soltanto italiano, ma europeo, perché il ruolo del personaggio è diventato sempre più significativo, soprattutto il ruolo femminile e quella drammaticità, tragicità alla quale noi eravamo abituati a fine Ottocento, anche con il melodramma. Eleonora Duse la spezza sostanzialmente portando sulla scena il rapporto vita-morte, quel rapporto vita-morte-amore che troveremo anche nelle lettere della Duse a Gabriele D'Annunzio. L'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana comunica che domenica prossima, 9 giugno alle ore 10.55, la Santa Messa celebrata da Sua Eccellenza Monsignor Carlo Villano, Vescovo di Ischia e Pozzuoli, dalla Chiesa di Santa Maria di Portosalvo in Ischia, andrà in onda sulla prima rete nazionale Rai 1 a partire dalle 10.55. Restiamo più o meno in argomento. Avranno inizio ufficialmente dal prossimo sabato 8 giugno i solenni festeggiamenti in onore di San Vito, patrono di Forio, che si protrarranno fino a domenica 16. Il programma completo lo trovate sul nostro sito www.nuvola.tv e sulle nostre pagine social. Ai nostri microfoni il parroco Don Cristian Solmonese traccia l'importanza del martirio di San Vito, che afferma non è una festa come le altre, e spiega anche il perché. Don Cristian, fervono i preparativi nel comune di Forio per i festeggiamenti di San Vito. Sì, sono sempre un'occasione molto bella e soprattutto una sfida ogni anno cercare di coinvolgere la comunità foriana in particolare, ma anche tutti i devoti del nostro San Vito. Ormai siamo agli sgoccioli, qualche giorno che ci dà l'inizio di questo momento così bello, che è un momento che ci fa, io lo dico sempre, ci fa celebrare la morte di un giovane ammazzato ma con occhi diversi, perché in fondo San Vito è un giovane ammazzato, ma la Chiesa ha il coraggio di mettere la parola festa accanto alla morte di un giovane, proprio perché i veri vinti e vincitori non sono quelli che hanno avuto la possibilità di uccidere questo giovane martire, ma sono effettivamente proprio loro, perché sono vittime di loro stessi, vittime di sistemi che non riescono a liberare il loro cuore, la loro vita da tante cose. Per cui la festa diventa sempre un momento per ricalcare questa storia molto bella di questo santo, che ancora oggi da dire tanto, e in effetti nei festeggiamenti abbiamo cercato di dare dei temi nelle giornate dove possiamo sottolineare alcuni aspetti della vita del santo che li reputo ancora molto attuali. Bene, ne vogliamo tracciare qualcuno? Certamente, certamente. A partire, diciamo, dalla sua figura giovane, che addirittura la Passio dice che probabilmente lui aveva 7, 12, 15 anni, insomma c'è un arco di tempo molto largo per indicare la sua età. Il primo aspetto molto bello è un santo giovane, ecco perché già da quando sono stato nominato parroco ho sentito l'esigenza di dare uno spazio alla gioventù e soprattutto ad un momento particolare di scelta, che è quello degli esami di maturità, per cui ci sarà un momento dedicato a loro. E quest'anno avremo la partecipazione di Dario Reda, e questo giovane che calca un po' tutte le TV, anche nazionali e internazionali, della sua esperienza di conversione. È un giovane che fa l'insegnante di religione, ama il ciclismo e lui ad una partita di calcio si è convertito, e questo sarà uno dei momenti fondamentali. Poi San Vito è patrono dei danzatori e degli artisti e anche degli attori, ecco perché quest'anno la novità e la bellezza che ho potuto comporre insieme è stato quello di tessere una rete tra le associazioni che ci sono sul territorio, a partire dal Fantasy Napoli, dai Vicoli Saraceni e anche un gruppo teatrale qui in parrocchia che abbiamo montato per uno spettacolo che ho scritto. Quest'anno ho scritto un musical sulla vita di San Vito, che verrà anche questo messo in scena. Quindi una giornata particolare sarà dedicata ai danzatori, al culto, anche alle arti, per cui ci sarà un momento in cui
ci sarà un percorso culturale, ci sarà una serata dedicata alle storie, ai vicoli che hanno, diciamo, che disegnano, no? Il panorama della nostra Forio, tutto condito, diciamo, dall'inventiva delle associazioni foriane. Non ci dimentichiamo l'aspetto vinicolo, devozionale, legato a San Vito. La devozione lo lega soprattutto per aver salvato le viti dalla peronospera, che i contadini quest'anno continuano a dirmi che è imperversa anche in modo particolare, per cui sarà dedicata una giornata ai contadini, ai pescatori, proprio in riferimento a questo aspetto più nostro del territorio. E in particolare ho coinvolto l'associazione pescatori e l'ANMI di Forio, e stiamo passando voce per i contadini, per un momento dedicato a loro, ma su questa base un percorso artistico teatralizzato da parte del maestro Gaetano Maschio, che ritorna alla festa dopo tanti anni, ritorna anche lui a calcare diciamo i giorni della festa, con un percorso teatralizzato legato alla storia, alla cultura, alla devozione del popolo foriano per San Vito. E questi sono alcuni aspetti, ma ce ne sono anche altri, perché dall'8 fino al 16, a parte il programma classico delle celebrazioni, delle processioni, insomma, condiranno un po' tutti questi giorni che ci aspettano. L'associazione Fantasy Napoli APS, in occasione dei festeggiamenti in onore proprio di San Vito Martire, presenta Tu fai ricca sta bella città, racconti e storie di un'epoca vissuta all'ombra del Torrione, sotto lo sguardo del Santo Martire Vito, con i testi e la regia di Gaetano Maschio. Il percorso storico e artistico teatralizzato partirà dalla fontana di Piazza Matteotti a Forio alle 21.30 di martedì 12 giugno e si snoderà nei vicoli saraceni. Come in un sogno verrà rievocata la storia del paese Turrito, vissuta in diverse epoche sotto la protezione del santo patrono. I personaggi che incontreremo, interpretati da artisti e protagonisti provenienti da tutta l'isola, racconteranno in prosa, versi e musica le loro vicende intrise di inaspettati colpi di scena, coinvolgendo emotivamente il pubblico nella loro narrazione, tanto da renderlo partecipe del loro vissuto. Una rappresentazione itinerante davvero da non perdere. Segnatevi la data sul calendario, sul cellulare o dove meglio preferite, martedì 12 giugno, ore 21.30, Forio. Il sindaco di Forio, Stani Verde, è intervenuto alla presentazione dell'evento nautico Le Vele d'Epoca Napoli 2024, che si è svolta presso il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, manifestazione che sarà protagonista nelle acque della nostra isola dal 19 al 23 giugno prossimo. Ecco le parole del primo cittadino: siamo orgogliosi di poter essere il palcoscenico per un evento così importante e dal valore internazionale. Il legame che unisce Napoli ad Ischia è magico e questa manifestazione così bella altro non fa che dimostrarlo. Non vedo l'ora di poter ammirare la meraviglia nei vostri occhi quando le vele antiche si dirigeranno verso il castello aragonese e incontro alla nostra Chiesa del Soccorso. Vi aspettiamo tutti ad Ischia per vivere insieme le tante emozioni che solo la vela, conclude il sindaco, può regalarci. E adesso un'occhiata alle previsioni meteo. Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Caldo in aumento con l'espansione dell'anticiclone africano. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 7 giugno. Tempo stabile al mattino con nubi sparse al nord-ovest e ampie schiarite altrove. Al pomeriggio isolati fenomeni in formazione sulle Alpi, localmente anche a carattere di temporale, sole prevalente altrove. In serata e nottata residue precipitazioni al nord-est ma in esaurimento. Cieli sereni o poco nuvolosi sugli altri settori. Temperature minime e massime stabili o in ulteriore lieve rialzo ovunque. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Termina qui l'edizione di giovedì 6 giugno del nostro giornale. Noi torniamo domani sera alle 20.30 in diretta e poi in replica come al solito alla mezzanotte, alle 8 del mattino e alle 14 tutti gli aggiornamenti
da Ischia in tempo reale H24 sui nostri canali social e sul nostro portale. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.